Il paradiso delle signore, puntata Zanatta rivede Carlos Garcia. Nella puntata del paradiso delle signore di venerdì 30 dicembre ci saranno importanti novità per Gemma Zanatta. Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 rivelano che la figlia di Veronica incontrerà Carlos Garcia, una sua vecchia conoscenza. Nel frattempo la Venere consoliderà l'amicizia con Roberto Landi. Ferdinando Torrebruna, intanto, tenterà di scoprire cosa gli sta nascondendo Fiorenza Gramini. Mentre Adelaide e Marcello festeggeranno l'affare che hanno concluso a discapito di Umberto. Dopo la fine della sua storia d'amore con Marco di Sant'Erasmo, Gemma non ha avuto alcun nuovo amore. Ma le cose, per la Venere, potrebbero cambiare. Le anticipazioni della puntata del Paradiso delle Signore del 30 dicembre rivelano che la cavallerizza incontrerà una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Carlos Garcia, comunque non è chiaro se il giovane sia un suo vecchio amore di Zanatta. Oppure un amico o un ragazzo con cui gareggiava quando viveva a Padova. Nella vita di Gemma, inoltre, ci sarà un'importante novità, perché la figlia di Veronica consoliderà la sua amicizia con Roberto. Nelle recenti puntate del Paradiso delle Signore, il braccio destro di Vittorio Conti aveva dimostrato di avere a cuore la giovane Zanatta e l'aveva coperta quando era scappata dal convento. Nei prossimi episodi, la cavallerizza starà vicina a Landi, perché manterrà riservo sulla relazione fra Roberto e Mario Radei. Irene, intanto, parlerà con le sue amiche e rivelerà alle Venere di avere messo un punto al corteggiamento pressante di Alfredo. Nel frattempo, Ferdinando Torrebruna sarà intenzionato a scoprire cosa gli sta nascondendo Fiorenza. Nei giorni precedenti la signora Gramini, infatti, ha fatto una battuta che l'armatore ha sentito. Riguardante Flavia e vorrà fare chiarezza, per sapere cosa sia accaduto alla mamma di Ludovica. Nell'episodio del Paradiso delle Signore del 30 dicembre, Adelaide e Marcello festeggeranno. Perché riusciranno a concludere un affare a discapito di Umberto. Infine Tancredi sarà pronto a riconquistare Matilde e Vittorio avrà paura che di Sant'Erasmo riesca nel suo intento.